latte è arrivato in caseificio, adesso l'autista fa il prelievo della massa totale del latte, vede, lo agita perché c'è stato un certo affioramento del grasso. Preleva il latte. È stato fatto il prelievo del latte. Adesso lo porta in laboratorio, che è l'ARAL, laboratorio regionale allevatori. Solo quando il laboratorio ci dà l'ok che il latte è a posto come carica batterica, titolo di grasso, mancanza assoluta di inibenti, lo scarichiamo nel serbatoio. Quindi adesso è qui fermo sotto analisi. Questi due campioni di latte derivanti da cisterne di latte appena munto in mattinata, prima di essere scaricato e quindi poi lavorato, vengono controllati all'interno di questo laboratorio. Noi siamo un laboratorio dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria e come tale forniamo servizi di analisi e di consulenza ai soci delle associazioni allevatori, e il consorzio come tale è una cooperativa, è un consorzio di cooperative di allevatori. Le analisi che adesso andiamo ad eseguire ci permettono di controllare sia lo stato igienico-sanitario del latte, sia la sua composizione chimica, quindi sia gli aspetti che riguardano la salubrità del prodotto che aspetti che riguardano poi la produttività, ossia come questo prodotto può essere sfruttato per confezionare latte pastorizzato oppure per caseificare, quindi produrre formaggi a diversa stagionatura. Il primo tipo di analisi che andiamo ad eseguire ci permette di verificare l'assenza di antibiotici nel latte. Gli antibiotici possono essere presenti nel latte qualora uno o più animali della stalla vengano trattati per la cura di alcune malattie. È chiaro che però questo tipo di animale non può essere, il latte di questo animale non può essere inserito all'interno del latte consegnato all'azienda. Ulteriore prova per verificare l'assenza di antibiotici. In 8 minuti questi kit ci consentono di avere la risposta positiva o negativa. Successivamente eseguiamo la prova di controllo per la presenza di eventuale acqua nel latte. Anche in questo caso la quantità di acqua nel latte deve essere inferiore a un certo quantitativo per poter essere utilizzato. Attraverso questa apparecchiatura noi siamo in grado di congelare il latte e quindi in base alla temperatura a cui congela il latte di risalire alla quantità di acqua presente nel latte stesso. Consentiti per quanto riguarda la crioscopia, ossia il punto di congelamento del latte, sono da meno 0,520 gradi centigradi in su. Diciamo che più la temperatura di congelamento si avvicina allo zero e più quantità di acqua è presente. Viceversa, più si allontana dallo zero, al di là di certi limiti possono subentrare problemi di acidità del latte, anche in questo caso non accettabili. La prova successiva a cui vengono sottoposti i due campioni di latte riguarda la carica batterica totale. Si tratta di un parametro che ha dei limiti di legge ben precisi oltre ai quali il latte non può essere lavorato e accettato, e dà idea di come di quale sia lo stato igienico del latte dal momento che in stalla comunque sono adottate delle precauzioni per evitare eventuali inquinamenti del latte da parte di microorganismi. In questo caso questo strumento ci consente di avere il risultato di analisi in pochi minuti, a differenza del metodo classico su piastra che necessita di 3 giorni per la risposta. In breve, il latte e i microrganismi in esso contenuti vengono colorati attraverso un colorante e poi attraverso un sistema ottico vengono letti, si risale quindi alla quantità e al valore della carica batterica nel latte stesso. In ultima istanza i due campioni di latte vengono analizzati per il loro contenuto in componenti chimici come grasso, proteine e lattosio,
e per il loro contenuto in cellule somatiche. Le cellule somatiche sono un altro parametro di legge di cui tener conto, al di sopra del quale il latte non può essere utilizzato dall'azienda. I campioni di latte vengono preventivamente riscaldati a 40 gradi per poter omogeneizzare correttamente il grasso e quindi avere un dato affidabile. Anche in questo caso ci dotiamo di uno strumento automatizzato che è in grado di determinare in brevissimo tempo tutti questi parametri chimici. Vediamo come in breve tempo lo strumento ci ha dato tutti i parametri chimici che ci interessano, quindi il contenuto di grasso, il contenuto di proteina e il contenuto di zucchero del latte, ossia di lattosio. E oltre a questo anche il contenuto di cellule, che è al di sotto del limite dei 400.000 che è definito dalla legge 54 del 1997. Sono usciti a questo punto i risultati delle prime prove che abbiamo eseguito, quelle che riguardavano la prova degli antibiotici e la prova per il contenuto di acqua nel latte. Per quanto riguarda il contenuto di acqua, il punto di congelamento del campione di latte è meno 0,521 gradi centigradi, quindi assolutamente accettabile, ha un contenuto di acqua che rientra nei parametri e nei limiti richiesti. A questo punto abbiamo a disposizione il risultato che riguarda la presenza o assenza di antibiotici. Dalla lettura di queste due bande presenti sulla strip ci conferma l'assoluta assenza di antibiotici. In questo caso il latte può essere tranquillamente utilizzato per le lavorazioni successive. In questo caso sono usciti dopo alcuni minuti i risultati che riguardano la carica batterica totale del latte. Anche in questo caso si tratta di un parametro igienico-sanitario definito per legge, il suo valore deve essere inferiore ai 100.000 microrganismi per millilitro. In questo caso vediamo il primo campione di latte a 30.000, il secondo campione di latte a 67.000, quindi sono campioni di latte assolutamente utilizzabili per le lavorazioni successive. Quindi noi siamo partiti dal ricevimento di questi due campioni di latte, che sono poi i campioni rappresentativi di masse di latte ben più grandi, che vengono utilizzate dall'azienda. Abbiamo controllato tutti i parametri che interessano sia per stabilire la conformità igienico-sanitaria del latte, sia per quanto riguarda la produzione di formaggio o di latte pastorizzato, quindi parametri chimici che possono interessare i casari dell'azienda che abbiamo servito.